come esperienza, che è l'uomo che consigliò, come si sa, di segnare i voti per capire come girava il fumo, cioè Clemente Mastella, che attualmente, come tutti sanno, fa il sindaco di lavoro attuale e anche, qualcuno dice, il consorte consigliere di un senatore e anche però di tanti altri. E Clemente Mastella, che è con il nostro Stefano Ferrante, a cui chiediamo subito, poi le altre domande le fa Ferrante, però chiediamo subito, Mastella, tutti questi voti a Mattarella, come li leggiamo? Chiede Enrico Mentana da studio, tutti questi voti a Mattarella come li può leggere? Ma c'è una insoddisfazione del Parlamento rispetto alla strategia dei vari partiti. Queste strategie sono messe in discussione a tutti, non solamente in un ramo, diciamo, dell'ampiezza sia di maggioranza che di opposizione, ma tutti i partiti oramai c'è una divisione a metà, e questo spiazza tutti, cioè squilibra tutti. Io pensavo che ieri si fosse arrivato ad una soluzione che era quella di Casini, stanotte era così. Che cosa ha depotenziato, spero non compromesso, le chance di Casini, perché Salvini credo che sia rimasto un po' esterefatto e sorpreso dal voto quasi invasivo da parte di Fratelli d'Italia per candidato Crosetto. E dopodiché lui non è che possa procedere prescindendo dalla Meloni, quindi giocandosi la partita preferisce dire no a Casini, cui magari qualche tipo di occhiolina aveva fatto, magari probabilmente qualcuno dei suoi, a dire no in maniera abbastanza accentuata e crudelmente, dicendo Casini sta da una parte o dall'altra. Voglio dire, anche alla Lega sta da una parte o dall'altra. Era partita all'elezione 2018 contro 5 Stelle, si doveva fare il governo 5 Stelle, quindi nessuno ha eccepito a questo punto di vista. Io credo che Casini avesse alcune caratteristiche, quelle di essere un po' al di sopra vero delle parti, proprio perché forse è stata da una parte o dall'altra, quindi come tutti, ormai non c'è Italia che non sia stata da una parte o dall'altra, altrimenti non avrebbe alzate a picchi enormi quando è arrivato 5 Stelle e precipizi al 14%, la Lega uguale, quindi tutti siamo stati in Italia, elettori o parlamentari, tutti in alto, in basso, a destra e a sinistra, una parte dall'altra. Dice che ha visto 5 elezioni presidenziali qui in Parlamento, cosa pensa dei nomi che sono in campo, a cominciare da quello di Draghi? Ma guardi, posso dire, questa ossessione di fare il Presidente della Repubblica a tutti i costi, che è stata anche, diciamo, un'idea di Morma, non l'ha fatto. E né calato nelle chance della storia italiana e nelle caratteristiche tipiche della storia italiana, che valuta e dà indicazioni precise. E Fanfani ha provato inutilmente, non l'ha fatto. Questo non ha sminuito il prestigio di Moro, di Fanfani, di Andreotti, che non ce la fece. Forlani arrivò a 20 voti di differenza da quello che era il quorum di maggioranza assoluta. Quindi non è una diminuzio. Draghi è Draghi per quello che è, per quello che rappresenta. E poi, come dico sempre, lui sta a Palazzo Chigi, mica fa l'usciere di Palazzo Chigi, non è che lo stanno defenestrando da qualcosa. Possiamo chiedere. Rimane là, è giusto che stia là. Stefano. Io credo che la cosa più corretta dal punto di vista di Draghi sarebbe stata quella di concorrere a definire una personalità. E Stefano. E io avrei capito che lui avesse detto: non voglio Mastella, Cipolloni, ma voglio dire che so Casini da Bologna, oppure un altro personaggio di maggior spessore dall'altra parte. Ma invece correre da solo in questo momento qua e dà l'idea, l'impressione che o lui oppure nulla, dice cade il governo. Secondo me il governo non c'è più, c'è la maggioranza che ci arriva, non c'è più, quindi il governo comunque in crisi, in frantumi, quindi perché non c'è maggioranza qua, immaginarsi il governo dove l'appiccico sarà ancora più forte. Senta, l'appuntamento il direttore, se può, alle 5 quando torneremo a fare il punto sulla situazione, può essere il nostro ospite? Spero di sì, saluto il direttore Mentana, quindi nella Maradona, non Maratona, per me che sono tifoso del Napoli, a differenza di lui dell'Inter, in questo caso è la Maradona, non la Maratona. La ringrazio molto, sono la parte viva del binomio. Grazie molte a Clemente Mastella, che vedremo dopo. Non abbiamo...